Sono vivo, sono vivo. Devo scappare. Please help me. Ah, Five Nights at Freddy's. Il mio gioco preferito. Non si vede dalla mia faccia di quanto sono contento di ripercorrere tutte le mie paure. Perché abbiamo Freddy l'orso, Bonnie il coniglio e Foxy la volpe. Iniziamo con la prima modalità story mod. Dobbiamo entrare nella living room. Questa volta ce la vedremo per bene. Cercherò di capire. Do you really think it was a good idea letting you stay? Well, it's not like he was in any condition to do anything. Did you see his clothes? It's like he came out of a bonfire. Dal cammino di casa. You know, called an ambulance, maybe dropped him off near a hospital would have been better. I just don't think I feel comfortable with a complete stranger just ending up sleeping in our house is all. L'hai fatto entrare tu. Honey, are you worried about the kids? Of course I'm worried about the kids. He's sleeping right next to them. How can I not be? What if he's faking, Val? Pedo Bear, Freddy Bear. We could stay here to make sure nothing happens, if you're that worried. All night? Of course all night. Come on, don't you want to spend time with me more? You are done updating your site for the anniversary. How about we just sit here in the living room and watch some TV while we keep an eye on the kids? I mean, appena fatto sure. L'abbonamento a Netflix. I guess. Yeah, I guess we could do that. I just gotta go make sure one more time nothing's wrong, all right? I'll be right back. No! Okay, I'll just stay right here. But don't take too long. You worry too much. What was that? Cosa è stato? Siamo fregati! Hello? Oh. Is someone there? No! If anyone can hear me, please respond immediately! Madre nostra! What in God's name is going on here? It's me, Michael! Oh, Michael, aiutaci, salvi chi può, Michael! Just know that you are in grave danger. Is Scott there with you? Michael! No, he isn't. He just went to... What do you mean I'm in danger? Oh, no. Ma'am, I am very, very sorry. This is all my fault. You need to stay calm. I'll try to help you through this. Just please listen to me very carefully. I don't understand. What is even happening? How do you know all of this stuff? Wait a second. How do you know my husband's name? I was there when he found you, Michael. He never said his name. How do you know? Michael non c'è, è andato via e mi hai lasciato solo con Chica e la suocera e mia zia. Ready for Freddy? Ah, una Pasqua, ragazzi, fuori cosa c'è? Mamma mia, ci voleva un po' di freddo con tutta quest'afa. Vabbè, sediamoci nel divano e vediamo. Oh boy, ecco come vedono gli animatronici. Se continuo a premere pausa, guardate. Guardate! Foxy al Parkinson! Freddy sta per arrivare! Prepare, soldiers! Preparatevi! Stiamo ancora un po'? Ok, davanti! Tempo di correre, capitano! Ready for Freddy? Io sono un cappotto! Ora vediamo dov'è Foxy! Ah, quasi davanti alla porta! Stoppata! Ogni volta aiuto Foxy. Yay! Oh no, mi vedi? Posso chiudergli la porta? Vai. Buona giornata. Ora vediamo qua. Dovrebbe arrivare ogni tanto qualcosa. Ok, non c'è nessuno. Cosa arriva da là? Cosa potrebbe arrivare? C'è già abbastanza male ed è solo luna in questo Luna Park. Ok, Foxy. Ma perché tornate? Non avete altre stanze? Andate da mio figlio. Fammi controllare. Oh no! Cos'è quello? Oh, è quasi davanti alla porta. Devo mettermi per di qua. Dopo che arriverà Foxy dobbiamo stare attenti alla porta. Cavolo, sei difficile. Fammi controllare. Oh, si sta avvicinando. Oh, si sta avvicinando.
No, non è possibile. No, non è possibile, si è avvicinata, fammi controllare. È qua! Dove devo andare? Non lo so. Non lo so, ragazzi. Credo che andremo a fortuna, credo che stia per aprire. Ah! Ferma. Cara la mia volpe, che poi voi mi dite sempre: ma perché il Gabby chiami Foxy femmina se è un maschio? Perché volpe al femminile, ok? E poi, cioè, ci sono dei mostri che mi vogliono uccidere e voi pensate a quello? Vedo che ho anche una batteria. Oh, no. Vediamo un attimo. Foxy, oh, Foxy è davanti alla porta! Ah! Oh, cacchio! Ah! È arrivato adesso! Sono un vestito, sono una camicia appesa. Bravo! Pezzo di erba. Ok, ora dovrebbe arrivare anche Foxy. Ma quando arriverà? Ma non vedi? C'è una sedia davanti a te! Accomodati, Foxy! Che sei stanca! Poverina! Foxy, è pieno di prese nella mia casa! Perché non metti un dito nella presa? Ora arriverà Foxy, Bronny, Borny, Freddy, ok? Ok, puntuale come un orologio svizzero! È la nostra volpe femmina! Via, vattene! Ok, ora arriverà Bonnie. Però dobbiamo subito correre perché il prossimo sarà Foxy. Ok, corri. Il prossimo è Foxy. E sarà qua. Sarà qua a momenti, lo giuro. Dai, che non è difficile. Che ore sono? Lì tre! Eppure Michael aveva detto che il tempo doveva passare più velocemente. Eh no? È più lento della stanza dello spirito del tempo. Cavoli. Cavolfiore. Cavoletto di Bruxelles. Se continuiamo con questo pattern possiamo farcela. Non è un grosso problema. Teniamo a bada Freddy per un po'. Ecco, dobbiamo scombussolargli i piani. Ok, teniamo anche a bada Foxy per un bel po'. Credo di avergli sentito anche quel fiatone da coniglio, da orangotango. Ok, cosa? Cosa? Ma sono vivo. Devo scappare. Mi avevate detto di Chico. Entra ora la regina. Lo so che è un maschio. Foxy, al cospetto del re, nessuno secondo. È qua! Vuol dire che aprirà. Ora o mai più. Faccio una corsa per di qua. Ok, ora devo correre perché arriverà Freddy. Ora arriverà Freddy. Mamma mia, per un secondo! Per un pelo! Oh, goccioline tribù di sudore. Ah, se rimango alla TV mi uccide. Quanto ci è mancato! Freddy! Non va più! Non va più il televisore! Non va più. Ora va. Ok, è qua! Ok, ora possiamo fare una cosa veloce. Controllare Freddy, che è davanti alla porta, tenerlo un po'. E andare. Andiamo. Speriamo bene che non arrivino entrambi. Ok, ora c'è Freddy. Ora c'è Freddy. Via! Ora c'è Freddy. Che arata stratosferica! Mamma mia, che gioco di intelligenza! Dov'è Foxy? Ok, Foxy deve prendere il corridoio. A posto, ce l'abbiamo. Sulle 4. Vai così! Wow, sulla cresta dell'onda! Così, ragazzi, si fa. No! Ok, e io rientro. Tanto basta un secondo. Ok, che succede? Oh no, che succede? Via. No, le allucinazioni! Oh no. Oh no. Ok, c'è cosa? Ah, soppiamo là!
adesso! Sono stra più veloci! Sono sta sole 5! Oh no! Corri per di qua! Secondo me entrerà Freddy! Secondo me entrerà Freddy! Ah, lo sapevo che entrava! Non mi metto neanche a guardare le telecamere in questo stato! No! Via! Via dalla mia testa! Vedo cose troppo strane! Oh no! Oh no, sta tornando Bonnet! Non passano mai queste 5! Ah, 2! Perché 2? Vuol dire che sono più veloci! Vuol dire che sono più veloci alla fine! È così no, è così no! Ero arrivato così avanti! Dai, ce la facciamo, ce la facciamo! Lo sento, adesso entra Foxy. Entra, entra, entra Foxy! Veloce! Veloce! Foxy! Perché non entri? Ok, adesso quella è di là. Ora mi metto qua perché entra Bonnet. Cacchio. E ora mi metto per di qua perché entra Freddy. E così ce la facciamo. È così, siamo ordinati, siamo ordinati. Sì, sì! Ah! Maremma santissima! Quanto ci ho messo! La foresta maledetta. E attività paranormali e robe varie, andate tutti a cagare. Ho messo pure gli occhiali in modalità pro gamer, vaffancuore. Lo sto odiando. Mamma mia, che odio. Ok. Non sto bene. 4 ore, quanto siamo? 3 ore e 10 di registrazione, per farlo. Ah, non so, sarò scarso io, però. Non è possibile, quanti tentativi. E ora abbiamo sbloccato una nuova cosa che non c'ho voglia neanche di vederla adesso, quindi aspettiamo. Mi ricordo che una volta, ai primi tempi, ci avevo messo 4 ore per un episodio. Quindi dai, abbiamo risparmiato anche un'ora sulla tabella di marcia. Io vi ringrazio per la visione e noi come al solito ci vediamo ad un prossimo episodio, ad un prossimo video. Ciao ragazzi!